parlando di te ultimamente, ma chi non ti conosce? Chi non mi conosce? Come ti presenteresti a chi non ti conosce? Ma non saprei, chi è che non mi conosce? Non lo so, ultimamente stiamo girando un sacco. Se non, chi non ci conosce avrà modo di conoscerci attraverso qualcun altro, magari nel palazzo, qualche parente. Siamo ovunque ormai. Sì, tu hai fatto dei numeri pazzeschi su YouTube, su Spotify, un po' fuori dai canali tradizionali delle altre generazioni. Come ti sei spiegato questi numeri? Come credi sia arrivata la tua musica a così tanta gente? Credo che sicuramente piace, e poi Spotify ormai è un mezzo, ormai Spotify è in mano a tutti, tutti hanno il cellulare in mano, e se non ascolti la musica su Spotify o Apple Music ormai è tutto sul digitale, internet, soprattutto per noi artisti che siamo nati e abbiamo avuto una grossa mano da internet. Viaggiamo molto su Spotify. Il tuo disco si chiama semplicemente Album. Sì. Come mai un titolo così dritto, semplice? Perché io mi chiamo Gali. Gali è il mio nome vero, non è il nickname. Un'altra cosa fondamentale della tua musica è la tua collaborazione con Charlie Charles. Sì. Come è nata questa collaborazione? Qual è il suo contributo? Come lavorate insieme? Ma Charlie ci conosciamo da tantissimo ormai e ci troviamo bene assieme. E niente, questo album, questa collaborazione che ormai non è, è un lavoro fatto assieme, diciamo, fa parte di questo percorso mio che è iniziato appunto 2 anni fa dal primo singolo che è uscito. E niente, semplicemente siamo amici, ci troviamo tanto bene assieme, ci piace fare musica bella e superarci ogni volta, quindi lavoriamo assieme. Cosa ti aspetti per il futuro? Domandola da $1 milioni. No, non lo so, sinceramente non sto nemmeno non sto ancora realizzando quello che sta succedendo. Sicuramente ho tanta voglia di fare, abbiamo tanta voglia di fare io e il mio team, abbiamo un sacco di obiettivi e non sappiamo cosa ci riserva il futuro, però faremo di tutto per crearci. Grazie. Grazie a voi. Dai.